non esisteva. Articolo 31, gemelli diversi, J-Ax, Fedez, sono tutti figli suoi. Prima non c'era niente. Lui ha inventato l'hip-hop italiano. Anche la Ferragni. No. Chissà chi l'ha inventato. No, no. È una persona carina e intelligente. Era un figurone. Ma non solo. Vengo da voi. Non solo. Non solo. Questo bellissimo signore, fra gli anni 60 e gli anni 80, ha scritto tutti i jingle pubblicitari più famosi. Infatti, in ambiente musicale, grandi produttori, grandi artisti, amico di tutti, viene chiamato Mr. Jingle. Perché ha scritto le... Guardate, tanto li conoscete tutti. Ora ci si mette là. Per un attimo ho pensato che ci fosse un banco con la verve clicco. Ma ti giuro, ti vuole la verve clicco. Invece il mio libro. Va bene. Oddio, ci sarebbe una voce così. Va bene. Allora, cantiamolo insieme. Perché tanto sono... 100%. Bidi body boo. Bidi body boo. Bidi body boo. L'ha scritta lui. I piatti. I tatti li vuol lavare lui. L'ha scritta lui. Tanti baci per Lucina. La 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 la. L'ha scritto lui. Non vedi a poche, sicura e vai. Non vedi a poche, e vai, vai, vai. L'ha scritto lui. Aspetta. Mulino bianco. Con quella famiglia di spacciatori. Poi. Quando vi svegliate con un senso di oppressione nel cuore, vorreste che il mondo fosse crollato, vi guardate allo specchio e scoprite, così la poeta parla benissimo, e scoprite che solo voi siete crollati. Poi raccoglietevi, raccagliatevi, chiamate una guardia medica, raccattate i pezzi di un'esistenza, ora devo stare attentissima, perché raccattate i pezzi di un'esistenza irrorata di fallimenti, di abbandoni, di delusioni, e vi dirigete verso la cucina, un caffè, un buon caffè forse può scaldarmi l'anima. Accendete il fuoco e mettete sul fuoco una macchinetta che ha il manico bruciato da 6 mesi. E mentre aspettate il borbottio che forse può scaldare quel ghiaccio che avete nell'anima, oddio, una voce umana, mi piacerebbe sentire una voce umana, accenderò la televisione e...
grazie. Allora, questo bel signore, io e lui siamo una coppia un po' tenuti dai dischi grafici, però non è così. Non è vero. Infatti poi, grazie, rifacciamo il disco. Però io e lui siamo un po' litigiosi, perché lui sostiene che a me piacciono le canzoni o delle vecchie o delle morte. E in effetti è così. Poi così, lui invece, vada, che raccontiamo adesso come è andata, perché lui...